gelido taglia il fiato e mi lascia qui a ridere dei miei lividi. Distratto e muto, il mondo lontano, prendere fiato a un passo dal vuoto. Sono così forti come le tue ali di cera, tu ci credi, a stento non mi fan cadere. Ciao, io sono Gaetano Cirillo e in questo video cercherò di spiegarti non come si fa un mix, ma come io approccio ad un mix. Il mix è infatti, a mio parere, oltre che una operazione tra virgolette tecnica, una diciamo un lavoro artistico, essenzialmente artistico, in quanto non si deve dimenticare che si sta lavorando con la musica e di conseguenza ogni nostra scelta si ripercuoterà in effetti sul clima del brano e quindi sulla diciamo sull'impatto emozionale che il brano avrà sulle persone. A mio parere, quindi, è opportuno sempre tenere a mente questa cosa, che nonostante ci siano degli standard, diciamo, nell'approccio al mix, delle regole, per così dire, molte volte ci si deve dimenticare di queste regole e si deve avere il coraggio di infrangerle se tutto questo va a beneficio del risultato finale, ovvero se si riesce ad ottenere qualcosa che emozionalmente è più coinvolgente rispetto a quando si usano le regole, quelle che ci sono state insegnate o quelle che stiamo cercando di imparare. Con questo a mente, l'approccio migliore, a mio parere, per cominciare un mix è l'esplorazione della canzone, quindi conoscere il brano, capire su di cosa si tratta, quindi su cosa stiamo lavorando, imparare volendo anche il testo per entrare appunto emozionalmente in contatto con l'artista che ci ha fornito il materiale nel caso in cui noi siamo, diciamo, svolgiamo il ruolo di fonici e quindi siamo quelli che debbono missare il lavoro, o anche se diciamo questo lavoro viene fatto per una canzone che ci appartiene, quindi per noi stessi, bisogna ad un certo momento, ovvero quando si approccia al mix, dimenticare che si è l'autore della canzone e guardarla, diciamo, con altri occhi, con gli occhi appunto del mix engineer, ovvero di colui che deve in qualche modo catturare, per così dire, le parti più salienti del brano, metterle in risalto e quindi creare un mix che sia emozionalmente coinvolgente. Una volta che abbiamo ascoltato e abbiamo più o meno individuato dove si trova il tom e dove si trova il timpano nella posizione stereo, cominciamo a lavorare appunto sui pan per piazzarli proprio nel punto in cui li abbiamo visti con i panoramici. Cioè noi attraverso i panoramici sentivamo per esempio il tom un po' più a destra e il timpano un po' più a sinistra. Ora cerchiamo, utilizzando stavolta anche i microfoni di close mic, di piazzare i close mic nello stesso punto in cui cadono i panoramici. Questo ci consente di avere suoni molto più pieni e più localizzati. Se invece noi lo pannassimo ad esempio il tom 1 completamente a destra, avremmo il close mic in una posizione nel panorama stereo differente da quella invece indicata dagli overhead, che è la posizione poi il panorama stereo naturale della batteria, quindi piazzarlo proprio dove sono, dove lo vediamo nei pan. Andiamo avanti, finiamo prima la batteria, guardiamo lo snare prima di equalizzazione, poi andremo a lavorare alla fine di compressione. Infatti, come ti ho detto, il mix è fatto sia dalla profondità, quindi in 3D c'è la profondità fatta con i volumi, con i fader, e poi vedremo anche con i reverberi, il panorama stereo fatto con i pump-out, e poi c'è il conflitto appunto in frequenza che va risolto con gli equalizzatori. Infine poi vedremo che c'è un lavoro da fare sulla dinamica, ovvero fare in modo che la dinamica di uno strumento si mantenga più o meno costante all'interno del pezzo e quindi che lo strumento possa essere udito sia quando suona piano che quando suona forte. Vedremo che questo problema verrà risolto invece con i compressori. Utilizziamo quindi gli EQ, stiamo guardando prima la parte dell'equalizzazione, in particolare il rullante. Andiamo a vedere lo snare top, ascoltiamolo. Così è già equalizzato, non equalizzato. Ciò che ho sentito io è che c'era prima di tutto, te lo faccio sentire,
una leggera risonanza appunto in questa zona, che è tipica comunque del rullante, perché in questo caso si tratta di un rullante in ferro Ludwig da 5 o da 5,5, ora non ricordo, ripreso in particolare con uno Shure SM7B, che è un microfono dinamico molto molto bello. E si nota una leggera, diciamo, risonanza. Il rullante è stato già registrato con una leggera sordina, diciamo, sulla pelle battente, tuttavia è tipico del rullante in ferro avere molte armoniche, quindi magari se ne viene una particolarmente fastidiosa o comunque che non si adatta al pezzo, anche perché ti ricorda appunto che stiamo facendo musica e quindi quell'armonica che può essere tecnicamente scorretta magari per il pezzo funziona, in quel caso ti invito a non toglierla. In questo caso per me, a mio parere, è fastidiosa e quindi l'ho eliminata. Ascoltiamo. Come puoi sentire, il rullante è molto più asciutto, senza. Stesso discorso anche qui, come puoi vedere il master dell'equalizzatore del rullante è stato abbassato di 3 decibel per compensare questi boost che ho fatto, quindi avere prima dell'equalizzazione e dopo l'equalizzazione lo stesso volume. Come puoi vedere infatti i picchi si attestano più o meno nella stessa zona, sia che c'è l'EQ sia che non c'è l'EQ. Ok, il boost in particolare è stato fatto sulla zona dei 163 Hz, comunque lontana da quella della cassa, e anche da quella del basso che ti ricorda era sui 110, perché qui c'è il bottom del rullante, ovvero il fondo del rullante, no? La parte grossa. Prova a staccarlo. Senti, è molto sottile. Molto grosso così. In particolare ho utilizzato un Q né troppo largo né troppo stretto sugli 1,60 e un gain di 5 dB. La risonanza l'ho eliminata, si trovava a 435 Hz circa, con un Q praticamente molto 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 elevato, ovvero una bandwidth molto stretta, 0,20, perché Q e bandwidth sono inversamente proporzionali, e ho abbassato di molto il gain sui 4,35. L'effetto di questo dip, di questo scavare, è questo. Puoi sentire molto questa armonica. Così è molto più attenuata. Senza. Inoltre ho boostato praticamente per avere un pochino di aria in più sul rullante, ovvero la parte, diciamo, alta del rullante, che è sui 5.000, tra i 5.000, 6.000, 7.000, si può boostare anche fino a 10.000. Però secondo me, a mio parere, il vero attacco del rullante è in questa zona. Proviamo a staccare ed attaccare questa banda in particolare. Fatta il rullante, possiamo sentirlo di nuovo senza EQ, con EQ. Ok, aggiungiamo la cassa, il basso. Ok, tu potrai non disporre di questi plugin, ma non è importante il plugin in sé quanto il concetto. Una prima operazione che ho fatto è stata quella di mettere un simulatore di nastro sulle chitarre, un simulatore di nastro magnetico, in particolare questo è Ferox di Jérôme Brembart, che puoi trovare gratuitamente in rete assieme alla sua suite di plugin, tutti molto belli, che ha lo scopo appunto di fare un effetto smearing sui picchi, ovvero di addolcirli un po'. E inoltre ho utilizzato anche l'equalizzatore che è incluso in questo Ferox per creare un taglio sulle altissime frequenze, quindi renderle più morbide, e questo filtro in particolare, io conosco bene questo plugin, crea anche una sorta di effetto picco sulle frequenze immediatamente più basse di quelle segnate sul display, cioè qui siamo su intorno ai 15.000, si creerà un effetto di picco un po' prima dei 15.000, cioè sulla zona degli 8.000-9.000, che renderà le chitarre più brillanti, ma al tempo stesso taglierà tutta la parte zanzarosa, diciamo, delle chitarre. Andiamo ad ascoltarne l'effetto. Ovviamente ho applicato anche un leggero filtro passa alto e una saturazione, che quella è la parte interessante di questo plugin, e quindi il tutto già si comprime leggermente. Gli altri parametri, isteresi e feedback, anche se conosco e so a che cosa servono nel dettaglio, sarebbe troppo complesso ma anche noioso spiegarlo, ti consiglio quindi di sperimentare nel caso in cui scaricherai il plugin. Andiamo ad ascoltarne però l'effetto.
senza processing, con processing il solo Ferox. Ascoltiamo un po' il volume più sostenuto, senza Ferox, con Ferox. Come puoi vedere, il meter non cambia molto, è sempre lo stesso principio. Ti invito a controllare che ogni volta che applichi un processing, il meter segni un valore non troppo lontano da quello originale, perché se così non fosse, vuol dire che ti stai facendo ingannare dal livello RMS più alto perché hai processato il segnale, ma in realtà non sai se quel cambiamento che hai applicato era valido a prescindere dal fatto che lo strumento si metta a suonare più forte o meno. Ovvero devi fare in modo che il processing prescinda dal livello, ovvero che i livelli siano consistenti tra il momento in cui il processing è disattivato e il momento in cui invece vai ad attivarlo. Riandiamo ad ascoltare. Senza. Senza. Anche qui abbiamo guadagnato appena un dB. Tuttavia l'incremento di volume è molto più sostanzioso ed è dovuto al fatto, ed è molto più sostanzioso rispetto a se avessimo utilizzato semplicemente un boost del fader, del canale, delle chitarre di un dB, semplicemente perché questo plugin non alza il livello di un dB, ma satura il segnale in una maniera particolare di modo che esca appunto più compresso e più grosso. Non resta da guardare ora, dopo che abbiamo visto tutto, la spazializzazione, cioè gli ambienti. Che cosa ho fatto? Allora, su alcune voci, in particolare sui cori group, ho utilizzato una mandata ad un reverbero. Questo reverbero, a me piace utilizzare un reverbero unico per dare colla a tutti gli strumenti, quindi tutti gli strumenti possono, ovviamente nel caso in cui non si voglia proprio il reverbero su uno strumento, molti strumenti, come puoi vedere qui, non hanno affatto il reverbero. Per esempio la chitarra acustica, quel trucchetto del delay che la catapulta in una stanza virtuale. Altri strumenti invece daranno una mandata a questo reverbero. A me piace utilizzare un reverbero generale perché a mio parere fa più colla, quindi crea un ambiente unico, un po' come se si suonasse tutti nella stessa stanza tra gli strumenti. Questo reverbero in particolare si chiama Epic Verb, è del stesso produttore di plugin che ho visto prima, Free, che si chiama Buzzi. Puoi trovare, quindi, te lo ripeto, sul sito Variety of Sound, si chiama Epic Verb, mi pare che adesso sia la versione 1.5. settato come reverbero, ho messo un plate, una lunghezza elevata, siamo sui 4520 millisecondi, quindi sui 4 secondi e mezzo di lunghezza, perché l'ambiente, la ballad è lenta, l'ambiente deve essere largo. Il pre-delay è sui 14 millisecondi, cioè l'effetto reverbero arriva a 14 millisecondi dopo la voce originale e serve a mantenere più nitida la voce e a non farla accartocciare troppo nel reverbero, pur avendo un reverbero così lungo e così evidente. Quindi più aumento il pre-delay, più stacco l'effetto reverbero dalla voce originale, cioè il reverbero arriva dopo la voce originale, e quindi questo consente a mantenere le due cose separate, quindi a far avere alla voce comunque quella chiarezza necessaria per bucare nel mix. Ovviamente il reverbero è una cosa molto personale, il suono che ho fatto io, ti faccio ascoltare solo il reverbero, è questo. Quindi stanza molto larga. Ascoltiamo l'effetto soltanto che ha sulla voce. A stento. Sul chorus è molto evidente. Come vedi, mandata praticamente di circa meno 15, meno 16 come dB. Le tue ali di cera, tu ci credi. Allo stesso modo anche la voce della strofa ha un riverbero, che a meno 13,1 c'è un po' più alto perché all'inizio la voce è in solo, quindi c'è più spazio. Ci si può perdere tra le nuvole. E il reverbero copre quei vuoti appunto che ci sono nell'arrangiamento, mentre nel ritornello il livello è sceso un pochino di un paio di dB. Ideali come vedi. Anche se non di molto, per appunto dare, considerando il fatto che nel mix in quel punto ci saranno più strumenti, sarà più affollato e quindi se avessimo messo troppo reverbero il pezzo si sarebbe ingolfato. Inoltre dalla voce principale ho dato una mandata a questo gruppo che si chiama Delay, sul quale ho aperto un delay che ha un settaggio con ripetizioni a un sedicesimo